Buonasera a tutti, benvenuti in un nuovissimo video, benvenuti nel canale. Scusate la voce, ma sono super raffreddata, quindi proprio a livello di naso ho una voce super nasale, quindi perdonatemi. Allora, è da un po' di tempo che mi chiedete spesso anche su Instagram come io faccio la mia manicure. Sapete, se mi conoscete da un po', che una cosa a cui tengo proprio tantissimo sono le mani. Le mani, forse quasi più dei capelli, sono una cosa a cui io tengo particolarmente. Mi piace che siano sempre ordinate, che abbiano insomma la manicure fatta. Per tantissimi anni ho utilizzato il semi permanente. Adesso ad oggi vi mostro un altro tipo di semi permanente che metto tra virgolette. Questo video è in collaborazione con il brand Manicure. Non so se lo conoscete, ma è piuttosto famoso come brand sia su Instagram, nel web. Io lo conosco da diversi anni, devo essere sincera. I loro prodotti mi incuriosivano un sacco. Sono stata contattata da Chiara, che ringrazio tantissimo perché è stata anche super gentile, super disponibile con me, e quindi ho deciso di, insomma, di presentarvi i loro prodotti e di mostrarvi un pochino come li utilizzo. Allora, Manicure è un'azienda francese che realizza appunto questi smalti, che sono degli smalti con ingredienti naturali, cruelty free, quindi stanno molto attenti. Questa è una cosa super importante per me. Mi hanno inviato un kit, il kit Pro Green Flash, di cui parliamo dopo e insomma di cui vi mostro che cosa c'è all'interno, e mi hanno lasciato anche un codice sconto per voi che vi lascio qui in sovraimpressione. Poi trovate sotto in info box, trovate tutti i riferimenti come sempre. Ci tengo a sottolineare alcuni punti a favore di questo smalto. Allora, il primo punto a favore è sicuramente la rimozione, che poi vi mostrerò, ed è una rimozione semplicissima che si fa in 2 minuti contati. Io non ci credevo, e quando l'ho provata sono rimasta esterrefatta, perché è bellissima. Cioè, questa cosa è una cosa che se fate il semi permanente a casa, sapete benissimo che ci vuole tantissimo tempo per rimuovere lo smalto, e che il processo di rimozione comunque del semi permanente è anche un processo di rimozione che va un pochino ad indebolire l'unghia, per quanto poco, soprattutto io che lo faccio insomma da anni, quindi le mie unghie sono un pochino debolucce, sebbene io abbia un'unghia che è molto spessa e molto forte. Però il semi permanente fa questo. Invece la bellezza di questo smalto è proprio che la rimozione è super facile, promette una durata di 10 giorni ed è semplicissimo. Insomma, la manicure in 20 minuti si fa la manicure, si mette lo smalto e state a posto per 10 giorni. Quindi questa è una cosa eccezionale, e la cosa che mi piace è che in questo modo non devo tenere lo smalto un mese, ma ho la possibilità di cambiare, insomma, più volte. Altro punto a favore sono sicuramente gli ingredienti, che sono di origine biologica, tipo so che all'interno c'è la manioca, il cotone, la canna da zucchero e così via, e ce ne sono anche altri. Un'altra cosa super importante è che all'interno non ci sono sostanze che sono irritanti, sensibilizzanti, e quindi questo io trovo sia molto importante. Adesso, una volta detto questo, vorrei cominciare e mostrarvi come ho fatto la mia manicure. Sono contentissima di questo colore, che è un bel rosso corallo. Vi mostrerò prima la rimozione di un'unghia, per farvi vedere appunto il processo di rimozione, e poi andiamo e vi faccio vedere tutto il processo di applicazione dello smalto. Allora, prima di cominciare voglio mostrarvi che cosa contiene il kit all'interno, perché insomma credo sia importante saperlo. Allora, troviamo la lampada con il suo alimentatore, tra l'altro ci sono anche degli stickers super carini per decorare la lampada, e io ho scelto questi qui. La lampada ha questi 3 tasti,
e nei tasti è praticamente scritto, quindi è semplicissimo. Questo è il tasto per la base, questo è il tasto per il colore e questo è il tasto per il top coat. Poi vediamo che cos'altro c'è all'interno del kit. All'interno del kit troviamo la base, questa qui, poi troviamo il top coat, eccolo qui, un colore a scelta, nel mio caso me ne hanno inviati 4, ma all'interno del kit sappiate che c'è un colore. Trovate l'acqua solvente per rimuovere lo smalto e poi trovate anche queste qui che sono le pinze rimuovi smalto, che ora vi mostro come utilizzare. Adesso io non ho più il semipermanente sulle mani, vado a farvi vedere come rimuovere. Ho mantenuto quest'unghia perché ho provato lo smalto, questo qui, ho provato a rimuoverlo. Adesso andiamo a rimuovere quest'unghia assieme, così vedete anche voi insomma come si fa. Vado a prendere un pezzettino di cotone, io solitamente i dischetti li taglio in 4 per fare questo lavoro qui. Vado a mettere il solvente in questo modo qui e lo metto sopra l'unghia. Metto la pinza, sto lì 3 minutini e poi andiamo a rimuovere lo smalto assieme. Ok, sono passati 3 minuti, vado a rimuovere la pinza in questo modo qui e allora vi voglio far vedere così. Guardate come si rimuove lo smalto, basta dare una passata e viene via. Guardate, eccezionale, io adoro, perché quando l'ho rimosso prima dalle altre unghie sono proprio rimasto, ho detto una cosa fantastica questa, quindi rimuovete bene. Adesso vado a prendere questo che è il l'ammorbidente per le cuticole, qui c'è scritto Emollient Efficace, credo si pronunci così anche se non sono molto ferrata in francese. Ne vado a prendere un pochino e lo metto sulle mie cuticole. In questo modo qui. Io ho delle cuticole che le odio, vi giuro, perché sono piuttosto fastidiose, crescono velocemente e sono secche e dure, quindi le detesto. Cerco di non rimuoverle con la tronchesina, il tronchesino, come cavolo si chiama, però cerco di non rimuoverle con il tronchesino, con quell'arnese lì malefico, però a volte insomma quelle piccoline le tolgo, sono sincera, perché le detesto. E adesso aspetto qualche minutino qui in modo che si ammorbidiscano e poi vado a spingerle con lo spingi cuticole. Allora andiamo a rimuovere le cuticole. Io utilizzo lo spingi cuticole di Marie Curie, che mi piace parecchio perché ha da una parte la parte diciamo così squadrata, piatta, quindi un po' più precisa, mentre dall'altra parte ha quella lì stondata. Io vado con la parte stondata da prima e poi se necessito insomma vado anche con questa qui squadrata, appunto, che ha gli angoli un po' più precisi, potete andare meglio nel letto ungueale. Attenzione sempre a non farsi male, mi raccomando, perché bisogna sempre prestare un pochino di attenzione. In questo modo io le spingo indietro e si alzano anche un pochino. Guardate, già così si tolgono tanto, insomma si toglie una bella parte di cuticola, diciamo della parte morta della cuticola, quindi già con questo gel insomma emolliente e più lo spingi cuticole già si arriva ad un buon risultato. Io poi vado con questo attrezzo qui che è un rimuovi cuticole sempre, vado a vedere se magari ci sono
dei piccoli pezzettini, però sì, mi raccomando, perché le cuticole non andrebbero rimosse perché sono importantissime, e anche perché solitamente io mi accorgo che più le rimuovo e più tendono a crescermi. Quindi rimuovete proprio quelle che non riuscite a sopportare, ma poi sì. Cercate di stare attenti, insomma, di non rimuoverne troppe, E voilà, a posto, cuticole rimosse. Adesso prendo questa lima qui che ha una grana piuttosto spessa e che è perfetta da utilizzare quando insomma dovete limare le unghie, accorciarle. Nel mio caso le unghie sono già state accorciate, devo solo smussare un pochino lateralmente gli angoli perché mi piacciono le unghie squadrate, però non mi piace tenere gli angoli troppo a punta perché le unghie tendono a spezzarsi. Quindi la cosa che faccio solitamente è fare così, dare una semplice smussatina agli angoli, nulla di più, nulla di meno. Adesso prendo il buffer e vado ad opacizzare e levigare un pochettino l'unghia. Se avete un pennellino, fate questa cosa qui per, diciamo, per togliere la polverina. In questo caso, una volta che ho pulito, io mi accorgo se magari c'è qualche pezzettino, pellicina di cuticola che non è venuta via bene, quindi procedo a rimuoverla. Benissimo, eccoci qui e partiamo con la base, questa qui che è la base coat. La vado a stendere su tutte le unghie e poi la vado a catalizzare in lampada. Io parto dal mignolo e procediamo. Metto sotto e accendo base e vado ad aspettare. Ok, abbiamo finito. Come colore ho scelto questo qui che è il Red Coral perché prima avevo appunto questo che vi dicevo che era l'Holly Rock e adesso ho voglia di qualcosa di un po' più primaverile, quindi ho scelto questo rosso corallo. Andiamo ad applicarlo. Prima di mettere in lampada vado ad utilizzare questa penna stilo che è un correttore perché mi sono sporcata qui a fianco, mannaggia. Ecco, ok, anche qui. Quindi vado a correggere dove mi sono sporcata per evitare danni. Benissimo, mettiamo in lampada, accendiamo colore e via andare. Vado a fare adesso una seconda passata di smalto. Andiamo adesso con lo step finale, quindi andiamo a mettere sopra il top coat. Ultimo passaggio in lampada e le unghie saranno pronte. Allora, questo è il risultato sulla mano sinistra. Adesso vado a fare anche la mano destra e ci vediamo dopo con tutte e due le manine fatte.
Allora, ho terminato la mia manicure, adesso andiamo a mettere il Huile Vert, che è l'olio per cuticole, che fa sempre molto molto bene. Lo vado a mettere su tutte le mie cuticole per ammorbidirle, in questo modo qui. Lo metto e lo vado a massaggiare. Ultimo step, vado a mettere la crema per le mani, questa qui è una crema idratante. E quindi andiamo a metterla. Il colore mi piace tantissimo, tra l'altro, dello smalto, perché è davvero molto molto bello. Guardate, mi piace tantissimo questo color corallo. Vado ad applicare anche la crema sulle mani ed è una sensazione bellissima. Tra l'altro ha un profumo, sia gli smalti che l'olio per cuticole, che la crema hanno un profumo buonissimo. E voilà, la mia manicure è stata fatta. Guardate il colore, è davvero super super bello e meraviglioso, mi piace un sacco. Siamo giunti alla fine del video, io ringrazio tantissimo voi se siete arrivati fino a qui, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, non dimenticatevi, non dimenticatevi del codice sconto Manicurie, io ringrazio tantissimo il brand, ringrazio nuovamente Chiara che mi ha seguito. E niente, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Trovate tutti i link sotto. Vi abbraccio e un bacio. Ciao!